Ringrazio tutti per essere venuti a questa riunione che è un po' il continuo dell'altra che abbiamo fatta qualche mese fa. Purtroppo il vice sindaco non, per motivi istituzionali non è potuto essere presente, c'era l'assessore Donati e parlammo di inquinamento atmosferico. Oggi siamo qui per parlare sia di inquinamento atmosferico, insomma di una problematica che si sente forte in città e che nei fatti deve essere affrontata nel miglior modo possibile, e poi della questione sostanzialmente dell'impatto ambientale di alcuni parcheggi che si vogliono realizzare nella città di Napoli. Quindi è necessario, insomma, che oggi in particolare ho avuto l'input da alcune associazioni del Comune e dell'Arenella per parlare del parcheggio che si vuole realizzare a Piazza degli Artisti, Mercatino dei Bustis, un parcheggio che insomma sta creando qualche problema. Io comincerei un attimo con la questione dei dati delle centraline e chiederei a Carlo Schiattarello di fare una veloce disamina di quello che sta accadendo, anche perché dai giornali abbiamo letto che ci sono dei problemi che non riusciamo a fare i regolamenti che andrebbero fatti per legge e che quindi c'è bisogno di capire com'è la situazione. Ovviamente quando parliamo di inquinamento parliamo soprattutto di inquinamento di traffico veicolare e anche c'è il problema delle navi nel porto, insomma di altri problemi che tra l'altro possono derivare anche dalle emissioni del quando il vento tira dalla parte di Napoli dell'inceneritore di Acerra, che chiaramente ha appesantito un po' la situazione dell'area napoletana. Così in modo che Sì. Allora volevo dire che i dati che raccolgo ma sono per parlare al microfono non so se serve. Ricordo all'assessore sono Carlo Schiattarella del Comitato Civico con l'Arenella. Raccolgo i dati ambientali dall'anno 2006 e quindi ne monitorizzo l'andamento, perché il mio desiderio è quello di tradurre i numeri che compaiono sul sito sia dell'APAC, sia di Smea Acerra, sia delle centraline di Acerra, i numeri in grafici, in modo da poi diffonderli e renderli intelligibili anche a chi non è addirittura a queste cose. Per quanto riguarda l'andamento dei dati delle centraline, è da tempo che lamentiamo la notevole presenza di dati non disponibili. L'ARPAC l'altro giorno parlava di blackout nel mese di luglio ed agosto, quando abbiamo avuto il 75 e l'80% di dati non disponibili, però per me blackout è anche il mese di marzo con 57% di dati mancanti, il mese di aprile, il mese di maggio con 69% di dati mancanti. Poi dopo agosto finalmente i dati dall'80% mancanti, ne manca il 46% a settembre, il 40% ad ottobre, il 44% a novembre, e facendo la proiezione dei dati che abbiamo a dicembre dovremo arrivare al 40% dei dati mancanti per dicembre. Vabbè, quindi diciamo stiamo cominciando a raccogliere dati dopo un anno veramente buio. Purtroppo chi comunica sui siti, sui giornali che le cose migliorano, purtroppo prende in giro la gente, perché non relaziona questo miglioramento, cioè questa caduta dei giorni di superamento delle soglie di quest'anno, non lo relaziona ai dati ND, cioè se io ho tanti dati mancanti come faccio a dire che la cosa migliora? Purtroppo ho raccolto dei dati e sono quello che sono. Infatti noi come anno 2011 siamo a 72 giorni di superamento soglie. Il sito dell'ARPAC fa un altro discorso, dice ogni centralina quanti superamenti ha fatto, la centralina del Capo di Monte 59, 45, insomma 72 non ci arriva. Perché non arrivano a 72? Perché io non guardo la singola centralina quanti superamenti ha fatto, ma io guardo quello che respiro nei miei polmoni. Cioè se io mi sposto da Capodimonte al museo e un giorno c'è a Capodimonte più 50 microgrammi, poi vado al museo il giorno dopo e c'è anche lì più 50, per me i miei polmoni hanno respirato per due giorni, non per un giorno il PM10, quindi il mio conto dei 72 superamenti guarda quello che respira i polmoni. Poi, meno male che nella nostra città c'è vento, vedete il picco del PM10, questo del mese di dicembre, vedete abbiamo superato abbondantemente le soglie di questo mese, poi c'è una bella discesa. In corrispondenza della discesa, guardate, questo è il grafico del vento, ci sono raffiche di vento e quindi i PM10 sono stati diluiti. Quindi meno male che ogni tanto il vento ci salva. Ed è un vero peccato, perché le attività che state facendo con le ZTL eccetera, sarebbe bello monitorarle, no? E dire guarda, questo provvedimento ha dato questi risultati.
Purtroppo, per un'app che funziona male o funziona un giorno sì, un giorno no, noi ci troviamo male. Se l'app ci contesta che noi diciamo cose non vere, io dico va bene, cominciamo dalla centralina Vanvitelli, ormai sono anni che lo sto dicendo, ogni riunione dico sempre la stessa cosa. Questa è la centralina Vanvitelli, i sensori sono chiusi dalle foglie, l'anemometro non gira, voi sapete che è in, le valutazioni che, si fanno anche in funzione al vento, a quanto vento c'è. L'anemometro non gira perché ci sono, lo potete vedere, passate per via Luca Giordano, scuola Vanvitelli all'angolo, c'è cioè la centralina, sta ferma così da anni e intanto i dati però li produce. Quindi mi sa che ci sta qualcosa da correggere nei comportamenti di questi signori. E poi c'è il discorso di Acerra, così chiudo. Acerra c'ha 3 centraline che danno dati, anche loro pieni di ND, siccome in ogni riunione dicevo questo fatto, man mano hanno eliminato di mezzo dati. Ultimamente davano solo questo foglio relativo all'N2 di San Felice, di Acerra Zona Industriale e Cancello, San Felice a Cancello, Acerra Scuola e Acerra Zona Industriale. Ieri il report parla solo dell'N2 di San Felice a Cancello, tra poco ci daranno un foglio bianco, l'importante è che noi non lo paghiamo questo foglio bianco. Tutto qua. Raccolti i primi dati, io vorrei anche segnalare una cosa al vice sindaco, il problema del bollino blu. Purtroppo in questa città il bollino blu non serve a niente, nel senso che tu vai, paghi e ti danno il bollino blu a volte anche senza fare i controlli. Questa è una cosa sulla quale dobbiamo intervenire, perché prima, fino a 10 anni fa, bene o male in città si vedevano i vigili urbani che facevano dei controlli alle marmitte, non si fa nemmeno più quello. Quindi io speravo che stamattina ci fosse anche la polizia ambientale, che avevo invitato il tenente Colimolo, anche per capire un attimo che tipi di controlli si possono fare sull'inquinamento atmosferico, e penso che questo sia una cosa da affrontare immediatamente, la questione del bollino blu. Poi in merito alla specifica questione dell'inquinamento, io vorrei sentire gli interventi voci in modo da fare in modo che il vice sindaco ci possa rispondere, quindi concretamente avevo qualche risultato. Prima chiedo se vuole intervenire il presidente della commissione mobilità, presente, sulla questione delle centraline. Insomma, sinceramente io per quanto riguarda l'ambiente non sono. Buongiorno, buongiorno. Mi sono preparato, diciamo, ho preso alcune notizie proprio su questi problemi dell'inquinamento atmosferico. Le due principali cause sono la produzione di energia e il traffico automobilistico. In effetti questi due fenomeni sono, gli effetti di questi due fenomeni sono le emissioni in atmosfera di CO2 e altri inquinanti, delle cosiddette nanoparticelle e via dicendo, che sono pericolosi, come ben sapete, meglio di me, con grandi conseguenze sulla salute pubblica. In particolare i soggetti esposti sono i bambini, gli anziani e i soggetti con particolare debolezza. Altre gravi conseguenze sono le alterazioni del regime delle temperature e dell'instaurarsi di ambienti urbani di particolare condizione di disagio. Stiamo parlando delle isole di calore. Quindi queste tematiche sono tematiche complesse che mettono a dura prova le amministrazioni comunali, costrette ad agire su terreni molto 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 delicati, che sono i regolamenti edilizi, le trasformazioni urbanistiche, le restrizioni alla circolazione automobilistica e i piani urbani di trasporto. In Italia ovviamente la situazione è varia e le tipologie di interventi hanno una distribuzione disomogenea, con una concentrazione di provvedimenti significativi nelle regioni del nord e sono scarse invece nelle nostre regioni del sud. Io ho preso questi dati che secondo l'ultimo rapporto ottobre 2011 del NORRE, l'Osservatorio Nazionale dei Regolamenti e Edilizi per il Risparmio Energetico, vi sono 839 realtà locali che sono intervenuti per modificare i propri regolamenti edilizi, per inserire nuovi criteri e obiettivi energetici e energetico-ambientali in modo da migliorare prestazioni e qualità degli edifici. Si tratta di meno del 25% del totale. La Lombardia è la regione con la più alta concentrazione, con 223 comuni, seguita dall'Emilia-Romagna 121, Veneto 87, Piemonte 64.
ha notato che vi è una tendenza alla crescita in alcune zone di Campania, Puglia e Sardegna. I parametri presi in esame sono l'isolamento termico, l'utilizzo di fonti rinnovabili, l'efficienza energetica degli impianti, l'orientamento e schermatura degli edifici, materiali da costruzione locale riciclabili, risparmio idrico e recupero acqua meteoriche, isolamento acustico e permeabilità dei suoli ed effetto isola di calore. Ovviamente questi parametri intervengono in combinazioni varie nei regolamenti edilizi considerati, anche se ci sono alcune costanti. Utilizzo fonti rinnovabili, efficienza energetica, isolamento termico. Vi sono ben 188 comuni che trattano la permeabilità dei suoli nei loro regolamenti edilizi. Punto fondamentale per impedire l'incremento delle temperature nelle zone urbane, noto come effetto isole di calore, e per evitare un crescente bisogno di impianti di climatizzazione nei mesi estivi, mentre ve ne sono 482 che rendono obbligatorio l'allaccio di pannelli fotovoltaici e 31, sempre in Lombardia, nei quali per i nuovi edifici è obbligatorio realizzare parte della copertura con tetti giardino come strumento di isolamento termico. Come si vede, la situazione è molto varia, perché le norme generali contenute nella legge 244 del 2007 richiedono, per diventare operativo, l'inserimento nei regolamenti edilizi comunali. Questo è l'elemento di debolezza della legge, la causa della sua insufficiente applicazione. Il Comune di Napoli è fra gli altri inadempiente. Questo ritardo è in contraddizione con gli orientamenti della maggioranza che ha eletto il sindaco in carica e nella quale la componente ambientalistica ed ecologista è forte e trasversale. Sarebbe opportuno, a nostro parere, avviare le procedure per la modifica del regolamento edilizio che, almeno per le nuove edificazioni, rende obbligatorio l'allaccio a pannelli fotovoltaici e la certificazione dell'efficienza energetica e dell'isolamento termico, rendendo obbligatorio come minimo la classe B di efficienza energetica, subordinando il rilascio delle licenze comunali al rispetto di tali condizioni. In proprio il Comune potrebbe dare l'esempio promuovendo l'allaccio ai pannelli fotovoltaici e o l'utilizzo del solare termico sugli edifici di sua pertinenza. E già sarebbe questa una gran bella cosa. Capannoni delle aziende partecipate, scuole, edifici comunali, coperture mercatali e quant'altro, garantendo un'azione di controllo e manutenzione continua per assicurare loro efficienza. È scandaloso che i due impianti finora realizzati, che sono la copertura del mercato Canzanella e il parco Vigliani, siano fuori uso da tempo perché qualcuno ha danneggiato gli investor e nessuno si preoccupa di riattarli. Io mi dovete scusare, ho preparato questa scheda in questo modo molto sintetico perché la materia è vasta e sicuramente a questo tavolo sono sedute persone che in materia possono dare un grosso contributo a noi su quello che si sta cercando di fare a Napoli. Però una cosa io ci tengo a sottolineare: noi siamo qua da pochi mesi e in questi pochi mesi una cosa la devo dire, stiamo cercando ad ogni tavolo, in ogni commissione, in ogni riunione, via dicendo, di condividere, perché è così che deve essere, condividere con tutti quanti, d'accordo, le scelte che si andranno a fare, e lo stiamo facendo in tutti i modi. Però voglio dire, purtroppo ci sono dei tempi e ci dobbiamo legare tutti a questi tempi. Sono tempi che noi non possiamo pensare di alterarli, non possiamo correre su alcune tematiche, quella lì ambientale è quella di più, una delle più delicate. In più finisco
noi, come dice l'assessore Donati, che il primo l'assessore della ZTL, stiamo andando avanti, stiamo cercando di migliorare i parcheggi di interscambio, queste cose qua, proprio per arrivare a quello che tutti quanti noi nella nostra città vogliamo fare. Scusatemi, no, per perdonami, io non ruolo in gradi, nel senso che non ruolo in gradi dai tempi, perché conosco insomma i tempi anche degli assessori, perché per me io posso salire questa sera, loro no. Quindi è una... io vorrei che sull'argomento specifico, visto che è la prima volta che lo affrontiamo in commissione con l'assessore Sodano, abbiamo la possibilità di andare a centrare i problemi, quello, insomma, le domande che dobbiamo fare, io ritengo che se vogliono intervenire prima i commissari della commissione, poi magari chi è interessato rispetto a questa problematica può intervenire, però poi abbiamo l'argomento anche da affrontare con l'assessore del parcheggio a Bome, quindi penso sia opportuno insomma un attimo avere delle risposte con l'assessore, anche con l'area che si tratti un problema anche ambientale. Quindi se il consigliere permette. Tutti, all'integrazione di quello che diceva Gianni Formisano, non è solamente i due siti per il fotovoltaico, c'è anche la Scandone, è un impianto fotovoltaico che non funziona perché gli inverter staccati e tutto, quindi c'è un po' da rivedere di altre diverse cose. Poi per quanto riguarda i parcheggi in città e il chiudere la città al traffico cittadino veicolare, secondo me è fondamentale. Già l'anno scorso, superando per 146 giorni i livelli, siamo stati la prima città in Italia come livelli inquinanti, quindi abbiamo questo primato poco invidiato. Quindi secondo me iniziare a strutturare, come dicevo prima della commissione, dei parcheggi di interscambio attorno alla città, seri, grossi, in modo da non far entrare più tutta quella massa veicolare che si riversa sulla città di Napoli al mattino. Quindi già predisporre da adesso delle aree di interscambio, cioè qualcuno è già stato identificato, qualcun altro la stiamo facendo, non tolgo merito a quello che state facendo per l'amor di Dio, però già iniziare a programmare qualcosa di più grosso ancora. Grazie. Volevo porre attenzione anche per quanto riguarda le ore notturne, che è un fatto importantissimo. Spesso mi capita di recarmi a Caserta e attraversando la tangenziale e l'autostrada che porta a Caserta ci sono dei luoghi in mano dove si brucia plastica, innanzitutto, che sono quelle che usano per i capannoni del ortofrutta, l'agricoltura che fa, e non solo, ho visto cumuli di ruote accantonate, e poi quando diventano un bel cumulo praticamente le bruciano. E questo parliamo ai margini dell'autostrada, parliamo appena entriamo, sì. Quindi questa zona Ponticelli eccetera, quindi li abbiamo in città, quest'area praticamente si può, quindi ci vorrebbe un controllo maggiore. E ho notato una cosa, perché molte volte sono andato e sono ritornato, iniziano a bruciare nelle prime ore della sera, al ritorno quando stanno ancora accese, quindi vuol dire che non c'è nessun tipo di intervento, nemmeno da parte di che qualcuno passi come i vigili del fuoco. Mi sono fermato io al casello, l'ho detto al casellante, non so l'effetto che ha sortito. Va bene, anche su quello ci vorrebbe un controllo, perché sicuramente produciamo non solo diossina, ma più veleni vari, eccetera, eccetera. E volevo aggregarmi a Francesco, sono d'accordo, e dobbiamo veramente spingere per quanto riguarda le aree dei parcheggi, per far sì che per i futuri eventi che noi avremo in città, che abbiamo parlato, ne parlavamo prima, che sia il forum delle culture eccetera, gli eventi della media scarpa, che la città praticamente sarà ulteriormente intasata per quello che di là da venire, se si possono incentivare queste fermate al di fuori dell'area della città, quindi ampliando e consentendo di non entrare addirittura in città in momenti particolari. Passo la parola, perché io volevo chiedere un attimo, quella è una telecamera privata? Sì. No, la telecamera privata è mia, sì, certo. Questo ve lo metto su internet. Assolutamente, sì. Nessun problema, basta che lo dite. Sì, non l'ho detto prima perché non ho avuto il tempo. Lei è?
Giuseppe Rondelli, Movimento 5 Stelle, che mi ha invitato lei. L'importante è il dito. Sì, no, 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 no. Consigliere, no, no, giusto per, visto che avete fatto questo elenco, ci sta invece una cosa positiva che non è stata detta, forse non tutti sono a conoscenza, c'è anche un altro impianto fotovoltaico, come senza falsa modestia, ci ho lavorato per 3 anni, San Giovanni a Teduccio, casa comunale, 19 kWh, l'impianto è funzionante e praticamente la casa comunale è autonoma sotto l'aspetto delle spese energetiche. Sì. Poi per quanto riguarda l'inquinamento che stavamo dicendo prima, anche qui ci sta un esempio, siccome per quanto riguarda i fenomeni vandalici che ci stanno, cioè vuol dire che bruciano le gomme come qualcuno diceva prima, quelli forse non c'è un motivo vero, insomma, no? Se no puoi trovare l'atto vandalico. Però ci sono tanti altri fenomeni che lo fanno solo per recuperare il grane, che non è una cosa da poco. E anche qui voglio dire, dopo anni di appostamenti, di denunce e quant'altro, siamo riusciti a scongiurare un altro fenomeno del genere, sempre sul litorale di San Giovanni, e praticamente ogni palo erano dai 10 ai 15 quintali di plastica. Quindi bisogna comunque stare attenti, continuare a denunciare, preferibilmente dove c'è la possibilità che si ripetano questi fenomeni, installare anche delle telecamere, in modo che scongiuriamo insomma questo. Grazie. Sergio Fedele, Napoli sul Mercato, sotto. Cerchiamo di essere anche, non lo dico anche propositivo, cerchiamo anche perché queste riunioni vanno a raccontarci quello che è, lo sappiamo, riusciamo anche a dare dei suggerimenti insomma che possono essere poi recepiti, grazie. Sì, io cerco di essere brevissimo nell'ottica proprio propositiva. Una premessa importante, i cittadini napoletani, anche se molto spesso questo non si dice, cercano di essere presenti su questo argomento. Noi come associazione Napoli Punta a Capo, chi ci sente ci ha seguito, abbiamo negli anni scorsi con la giunta precedente su questo argomento sistematicamente richiesto dei confronti per avviare metodologicamente l'analisi del problema di inquinamento dell'aria e non abbiamo mai avuto la possibilità di trasferire in metodo questo tipo di disponibilità dei cittadini. C'è stata tutta una serie documentabile di azioni. Ora, come questa giunta può mantenere degli impegni presi? L'assessore Sodano ricorderà che noi, tra le varie cose, per esempio, organizzammo nel 2010, noi a luglio e agosto facemmo 50 interviste, una al giorno, a tutti gli esponenti politici della città, anche all'assessore Sodano, anche all'attuale sindaco di Magistri, che chiamammo la chiacchiera ariata, per avere l'impegno da parte di tutti di mettere l'inquinamento atmosferico come priorità assoluta della città. Perché già da allora si parlava che si vive a Napoli 2 anni in meno rispetto alle altre città e probabilmente il fattore di questa diminuzione di vita dipende proprio dall'aria. Per noi era fondamentale un discorso di affrontare come istituzione metodologicamente questo argomento. E allora, nonostante organizzammo anche una manifestazione Respiro Civico, presentammo 38 proposte, nessuno della giunta precedente le prese in considerazione. Io chiederei 2 cose oggi a questa commissione. La prima è il mantenimento di una promessa all'assessore Sodano, che nell'intervista ci dichiarò questo. Mesi fa, stiamo parlando del 2010, lanciare l'idea degli stati generali dell'ambiente a Napoli. Un momento di riflessione, di studio, di scambio di esperienze con altre realtà metropolitane. Sono ancora convinto che serva un'iniziativa di questo tipo e chiedo a voi e alla vostra associazione di lavorare insieme. Io dico a tutte le associazioni, secondo me la priorità deve essere avviare metodologicamente questo punto. Secondo punto, il discorso di un tavolo sull'inquinamento sistematico, mensile, a cui far confluire una serie di proposte e verificarne l'avanzamento. Perché io vi leggo, ma e ho finito, sono una serie di proposte tutte da sviluppare che ho finito, però ecco il discorso propositivo che poi consiglierei. Sì, ma per aria nel metodo c'è il discorso del porto, per esempio. Pretendere un comitato portuale monotematico sul problema ambientale del porto. Guardate, quello che scaricano le navi è di una quantità molto maggiore delle automobili ed è fuori controllo, come il discorso delle centraline. Ripeto, le proposte sono 38, sono tutte però applicabili. Manca un coordinamento per metterle a regime e per controllare l'avanzamento. Ci sono. Diamo il tempo anche a questa amministrazione di poter organizzarsi rispetto a tutte queste proposte. Lidia Mastantoni. Ah sì, io vorrei, poiché mi sono prenotata come Comitato San Martino, ma oggi abbiamo il nostro presidente del Comitato San Martino, vorrei dare la parola a Franco Di Mauro, che è il nostro storico presidente di un comitato trentennale quasi, e dopo magari il punto l'assessore Anna Donati
li conosce già dopo perché sono intervenuta. Ah, e allora io di questo ah, volevo parlare. Allora facciamo intervenire un attimo a studenti. No, ma ci vuole venire presidente, sul parcheggio noi parliamo di un'impatto ambientale, sì. Non del parcheggio in quanto tale. Dei rapporti tra ambiente. Parliamo. Parlate. Nella filosofia dei Come rappresentante della studenti, buongiorno, delegato provinciale di Napoli, mi trovo a condividere molte delle cose che sono state affermate. Naturalmente questo problema dell'ARPAC che sappiamo purtroppo non funzionare, quindi noi per questo motivo siamo profondamente allarmati. Chiediamo al Comune di Napoli di, in queste cose, alle istituzioni, noi lo diciamo anche sulle municipalità, per esempio questo, cercare di essere parte attiva a fianco dei cittadini, perché noi spesso come associazioni facciamo proposte, noi siamo un poco, condividiamo anche parecchio quello che ha chiesto anche, infatti noi facemmo anche noi, partecipammo alle chiacchierate sull'ambiente con il presidente Fedele. Quindi noi riteniamo che spesso, poiché vediamo che questa giunta comunale, questa amministrazione ha preso determinati indirizzi, noi abbiamo difficoltà per esempio al dialogo con altre istituzioni e quindi nel momento in cui per esempio si realizza la ZTL a Napoli, che è una cosa importantissima, nel pensare che si possa più presto allargare, spostando magari i limiti di accesso a Capodimonte, a Piazza Carlo III, così come era una volta, no? Lì c'era la stazione della Rifana. Oppure i nostri padri per esempio ci avrebbero da insegnarci molto, oppure nella zona est, diciamo verso via Acton, cioè fare delle, allargare il più possibile facendola coincidere col bacino centrale della città, in cui rientra anche la collina del Vomero. Via Cilea subisce quella che fu la scelta di far uscire la tangenziale a Via Cilea e poi praticamente ci si dimenticò o non si volle fare un raccordo verso la collina di Posillipo, per cui noi nella zona del Vomero di Via Cilea subiamo l'accesso, diciamo, di tutti coloro che sono diretti verso Posillipo, vengono da Posillipo. C'è qui il signor Talotti che ha ricordato la situazione anomala dei Colli Aminei, che subiscono, diciamo, l'ingresso delle auto in città dalla tangenziale e poi le auto scendono verso l'Arenella, verso Piazza Medaglie d'Oro, perché ci fu praticamente la realizzazione. Ci sono una serie di tematiche in cui dobbiamo coinvolgere altri enti, la regione, la tangenziale, per capire la gestione del traffico e della mobilità cittadina come può essere impostato. Un ultimissimo problema, vorrei sapere specificamente come mai spesso la NM fa circolare i filobussi con i trolli abbassati e nello stesso tempo, poiché sono bimodali, vengono emesse delle vere e proprie nuvole nere. Ho assistito l'altro giorno a Rettifilo a questo fenomeno. Grazie. Grazie. Ciro Talotti, Comitato Civico Piazza Medaglie d'Oro. Sì, pochissimi secondi, porto in tutto Salute Medaglie d'Oro, soprattutto via Orsi. Bene, io vorrei subito agganciarmi al discorso della necessità di parcheggi interscambio e volevo ricordare che abbiamo un'unica parcheggio interscambio in prossimità della metropolitana, abbiamo un'unica realtà importantissima a Napoli ed è quella di Colli Aminei. Parcheggio interscambio con la metropolitana tangenziale. E poi ecco, per restare al pensiero del presidente Provisano, dobbiamo essere un propositivo. Noi da diversi tempo stiamo lavorando a una proposta che è appunto quella, per non entrare in città, e mi riferisco appunto al traffico della zona ospedaliera, per non far entrare questo traffico della zona ospedaliera in città, e per esempio, intendo l'Arenella, intendo via Castellino, intendo Piazza Medaglie, dobbiamo batterci propositivamente per la possibilità di poter rientrare immediatamente in tangenziale, perché come sapete il traffico è causato in modo particolare dall'uscita della zona ospedaliera che manca dell'entrata, no? Ebbene, noi possiamo, perché vi sono le condizioni, la tangenziale può darci una mano creando, attenzione, un'entrata tangenziale alternativa a Arenella e Capodimonte. Ci sono delle condizioni per poter realizzare questa possibilità. Spero che si possa lavorare a questo proposito. Grazie. Io ringrazio, se non ci sono altri interventi su questo argomento vorrei la replica del vice sindaco. Grazie.
grazie alle associazioni, alcuni amici che vedo dopo anni, un franco che saluto con affetto. E compagno, possiamo dire, no? Per me ha sempre valore, anche per l'altro, anche per è no, fondamentale. È una sede istituzionale, però insomma, per me è fondamentale. Caso di Franco, ci sta tutto. E allora, no, avete già detto molte cose, soprattutto il primo intervento che sostanzialmente ha riportato qual è la situazione puntuale sul sistema di rilevamento nella città di Napoli. I dati, insomma, lo stesso lavoro che ha fatto lei, abbiamo fatto anche noi, sostanzialmente noi abbiamo avuto questi sforamenti pur con molte anomalie che in qualche modo rendono poco affidabili, a mio avviso, i dati forniti dalla cittadina dell'ARPA. Il caso che veniva citato della scuola Vavidelli a Via Luca Giordano, posizionato anni fa, oggi Isola Vedonale, e quindi è uno dei siti dove abbiamo sforato un numero maggiore di quello previsto dalla normativa, lascia molte perplessità, insomma, perché se all'interno di una zona dove non c'è traffico, e pensare che possa essere solo l'inquinamento legato ad altri fattori, diciamo, di tipo urbano nel periodo estivo, insomma, mi riferisco al riscaldamento, mi sembra molto, molto curioso. Ed è una delle segnalazioni che abbiamo fatto più volte all'ARPAC rispetto anche al posizionamento e alla manutenzione di queste centrali. E comunque il dato che più è inquietante è questa ND, i dati non disponibili, insomma ci sono mesi in cui abbiamo avuto a loro avviso il picco, ma insomma perché è stata completamente ferma tra luglio e agosto, ma le percentuali, non le voglio ripetere, sono quelle che ha detto il Carlo Schiattarella nel suo primo intervento. Quindi diciamo qui c'è un primo problema con l'ARPA che noi abbiamo già sollevato, abbiamo fatto degli incontri, siamo orientati, la settimana prossima dovremmo firmare una convenzione con l'università per fare in convenzione, utilizzando anche i soldi rivenienti al bollino blu, per fare un nostro rilevamento autonomo per verificare in modo puntuale quello che avviene in città, quindi andare a verificare su alcuni punti e anche in alcuni punti in parallelo dove ci sono centraline dell'ARPA per poter avere un dato validato da parte dell'università, e questo potrebbe essere un primo elemento anche di conoscenza. Noi abbiamo avuto un momento, questo lo dico tra un minuto, su poi c'è un incontro dopo con la NEA sulla questione del bollino blu. Un altro elemento che dobbiamo evidenziare è che nel mese di novembre noi siamo stati molto preoccupati per alcuni giorni, perché abbiamo avuto nella fine novembre per 4-5 giorni, ripeto, pur con le anomalie di questi dati che non sono validati e quindi non danno la certezza di dover intervenire, però c'era uno sferamento per 5 giorni, la pioggia dei primi giorni di dicembre in qualche modo ha evitato, insomma, avremmo dovuto, a dati vigenti, avremmo dovuto comunque prendere un blocco del traffico, insomma, ripeto, che è una misura che va fatta. Io personalmente, non so Anna dirà come la pensa, ma abbiamo neanche modo di confrontarci, ma io credo che in genere gli interventi dovrebbero essere di tipo strutturale, perché questi interventi in genere non hanno portato a risultati molto positivi, insomma, se si va a guardare i dati in un arco temporale più lungo. È chiaro che però quando dal punto di vista normativo, se tu hai lo sforamento, hai l'obbligo di legge di farlo, ripeto, con tutte le incertezze e le precauzioni del caso, perché i dati sono quelli che abbiamo visto. Abbiamo uno sforamento in numero maggiore in una centralina all'interno di un'isola pedonale. Quindi questo dato già da sé, in qualche modo, dal mio modesto punto di vista, inficia molto dei dati che loro esistono. C'è un parcheggio a 20 metri. C'è un parcheggio a 20 metri. Sì, questo. Ripeto, però insomma, la tradizione dell'isola pedonale. Però voglio dire. L'ho citato come esempio perché insomma anche su altri abbiamo delle incongruenze, perché insomma ci sono a volte, insomma, se uno i dati, come ha fatto Schiattarelli, se riguarda bene nel corso dell'anno, nota delle incongruenze, perché da un giorno all'altro ci sono dei picchi che non sono giustificabili. Quindi insomma, secondo me la rete di rilevamento, per come è stata posizionata, per come all'epoca
per il tipo di manutenzione che fanno o che non fanno, non dà la certezza sul rilevamento. L'ARPAC si è impegnato con l'ultima gara che hanno fatto proprio per la manutenzione delle centraline di migliorarla, credo che sia stata affidata da poco, insomma, sulla manutenzione, ah, no, stanno facendo ancora manutenzione internamente perché c'è stato tutto un problema con la gara che non è ancora definito. Per quanto riguarda invece le altre cose di tipo strutturale, è evidente che molte delle proposte che voi avanzate sono proposte che richiedono un tempo e una programmazione, quello che dovrebbe fare questa amministrazione su cui stiamo lavorando, perché quando si parla, poi parlerà Anna su questi punti, ma quando si parla di realizzare dei parcheggi di interscambio o di realizzare delle o di ridurre o di estendere la ZTL, è evidente che sono degli interventi di tipo strutturale che richiedono un tempo più lungo, perché c'è bisogno anche di programmare degli investimenti, dalla pianificazione di un nuovo parcheggio alla realizzazione, all'estensione della ZTL, c'è bisogno di potenziare il parco macchine, il parco mezzi pubblici, e questo chiaramente è uno dei punti su cui stiamo lavorando, ma sono legati ai finanziamenti che al momento non abbiamo nella disponibilità. È uno dei temi che abbiamo posto, uno dei tre punti più significativi che abbiamo posto al Presidente Monti nella lettera inviata, appunto, completamente la metropolitana, tenere fuori la mobilità dal patto di stabilità per poter investire sul sistema della mobilità, insomma, pubblica, e quindi preferire il mezzo pubblico, e così come l'abbiamo fatto sul lavoro e sul tema dell'ambiente, dove abbiamo, diciamo, le tre grandi emergenze di questa città su cui c'è massima attenzione. Sulle proposte di Sergio Fedele, insomma, io ho avuto modo di seguire, di apprezzare, di condividere anche le iniziative che hanno fatto, sono d'accordo. Condivido e rilancio l'idea di arrivare a breve, insomma, la primavera, una sorta di stati generali, a questo punto, avendo una veste diversa da un anno fa, a provare a farlo con le migliori esperienze del nostro paese, vedere, mettere a confronto le città e sulle tematiche ambientali. Il tema dell'inquinamento io condivido che è una priorità e dobbiamo assolutamente, poi insomma non so se riusciamo a farlo ogni mese, ma credo che dobbiamo provarci. Le uniche risorse che noi investiremo su questo tema, che abbiamo come disponibilità, sono i soldi rivenienti appunto dal bollino blu, che sono circa 400.000 euro, che utilizzeremo appunto per azioni mirate proprio al controllo della qualità dell'aria, al miglioramento della qualità dell'aria. Quindi, da primo punto, provare a migliorare le stazioni di monitoraggio per avere un dato certificato e validato, certo, tanto per cominciare. Due, aumentare e potenziare anche quel tipo di controllo che faceva riferimento il Presidente Attanasio, perché è prevista in convenzione con ANEA la possibilità di riprendere il controllo anche stradale sulle emissioni dei mezzi su gomma che arrivano in città. E sul fotovoltaico, lo accennavo, non abbiamo avuto modo ancora di parlare con Anna, perché abbiamo scoperto proprio in questi giorni, perché poi qui nell'amministrazione comunale in questi pochi mesi non c'è ancora un quadro completo delle informazioni, spesso le notizie arrivano su segnalazione di qualche soggetto che aveva seguito un'associazione o qualche funzionario, e nel caso specifico abbiamo un residuo su cui dobbiamo intervenire per l'installazione di pannelli fotovoltaici. Voi sapete che il Comune di Napoli aveva un progetto per impianti su 27 edifici scolastici, con le risorse che abbiamo individuato, insomma, sempre una segnalazione fatta al Ministero dell'Ambiente che chiedeva la rendicontazione alla Regione su progetti di fotovoltaici, adesso stiamo verificando, probabilmente lo verificheremo da qui a un'ora anche con l'assessore Donati, la possibilità di utilizzare queste risorse, che sono circa 800.000 euro, credo sui 500.000 euro all'incirca, probabilmente per posizionare su un deposito di Metro Napoli un impianto di fotovoltaico. Oltre al completamento, c'era un accordo della vecchia amministrazione con l'ARIN, il soggetto pubblico, di installare anche altri pannelli sulle scuole. Dobbiamo arrivare a 26. Queste sono cose che, se riusciamo
a non far perdere alla regione questo finanziamento e quindi ottenerne la quota parte per il Comune di Napoli, potremmo realizzare, decideremo da qui a breve, se completare le 27 scuole. L'ANEA sostanzialmente propone, per siccome il Ministero dell'Ambiente, il nuovo Ministro Clini, sollecita una risposta in tempi anche abbastanza rapidi, perché hanno bisogno di rendicontare, se questo lo si può fare in modo più agevole, concentrando sul deposito Metro Napoli, quindi avere lì un impianto che consente una produzione di energia elettrica, che consente l'autonomia del deposito di via Campana, credo che sia, questo non è una strada che noi potremmo seguire, insomma, lo faremo rapidamente. Io vorrei introdurre il secondo argomento all'ordine dei lavori, approfittando la presenza anche di Solano, che riguarda la problematica dell'impatto ambientale dei parcheggi che si devono fare da programmati nella nostra città, in particolare alcuni che ci preoccupano. Io vorrei ricordare anche la questione di Piazza Vittoria, dove sussistono palme secolari, là pure si mette di fare un parcheggio, oppure la questione, si parla di un parcheggio a Via Valeria Altamura, non so come si dovrebbe fare, dato che abbiamo alberi che almeno hanno 50 anni lì in zona, quindi anche lì mi preoccupa, perché in pratica si sta bucando tutto il vomero, ma in particolare il parcheggio che mi preoccupa di più è quello previsto sotto al mercatino di Via De Bustis, piazza Servizi, fino quasi sotto alla, ai giardinetti Via Ruppolo. Considerate la strategia dell'amministrazione passata, che non volevano parcheggi al centro, io non sono contrario ai parcheggi, però si è sempre parlato, almeno per il vomero, dei parcheggi che bisognava realizzare sotto ai ponti di Via Cilea ormai da 20 anni, e non abbiamo avuto nessuna, diciamo, iniziativa lì, mentre invece pensiamo a cose che praticamente procurerebbero dei problemi enormi, impatto ambientale enorme, su una collina già bucata, al momento bucata da alcuni parcheggi che si stanno realizzando. Nei fatti, e io come ambientalista, come Presidente della Commissione Ambiente, esprimo la preoccupazione che stanno esprimendo le associazioni. Sostanzialmente oggi questa riunione è stata chiesta anche dalle associazioni ambientaliste, che volevano un attimo interloquire con gli assessori preposti per segnalare questo disagio che c'è, che è rappresentato dalle tante proteste che sono avvenute nei mesi scorsi da parte delle associazioni, incontri avuti con la municipalità e quant'altro, e vorrebbero rappresentarlo anche alla giunta comunale. Quindi, pertanto, io vorrei ascoltare per in primis il Comitato San Martino, poi il gruppo 5 Stelle e anche l'Asso Utenti, di Piazza Medaglia d'Oro, in merito a questa questione, che penso abbia bisogno di un approfondimento rispetto a quello che non si è fatto prima, non si faceva quasi niente. Poi all'improvviso, con i poteri che sono stati dati alla Iepolino, si pensa di bucare tutta la città, non pensando a percepire l'intercambio, parliamo di PL e ci vogliamo procurare i parcheggi. Qualcuno dice sì, poi sopra vediamo tutto, ma basta vedere cosa è successo all'arco cerebrale, nonostante il parcheggio è comunque pensato tutto come prima, con le macchine in seconda fila, le macchine parcheggiate, quindi non c'è stato un territorio restituito alla città. Quindi, in base a queste preoccupazioni, vorrei ascoltare la situazione, vorrei che la giunta ascoltasse quelli che vivono nel territorio, che lo vivono da anni, che sono sempre stati presenti sulle questioni pregnanti della nostra città. Quindi, passo la parola. È necessario il microfono per una registrazione? Sì, sarebbe meglio. Allora, buongiorno a tutti, sono Franco Di Mauro del Comitato San Martino. Siamo un'associazione che è nata nel 1989 contro la realizzazione di un parcheggio, un silo per 2000 posti auto, lì dove oggi sorge la circoscrizione Vomero. Quindi oggi c'è un brutto palazzo, per la verità, adibito a sede pubblica, lì avrebbe dovuto esserci 30 anni fa circa un silo per 2000 posti auto. Poi abbiamo, nel corso degli anni, incrociato anche la vicenda dell'area dell'ex gasometro in Viale Raffaello, un altro parcheggio privato, legge Tognoni, per circa 300 posti auto, e oggi sembrerebbe essere presa la strada definitiva per la realizzazione di un parco pubblico in una delle ultime realtà di orto arborato flegreo della collina del Vomero. Il Vomero è l'emblema più alto, si può dire, della speculazione edilizia degli anni 50, 60 e 70, per cui ogni intervento dell'uomo su quel territorio rischia di causare conseguenze enormi dal punto di vista dell'assetto idrogeologico e dal punto di vista più generale ambientale.
Sulla vicenda del parcheggio di Piazza degli Artisti, io, diciamo, la brutta notizia me l'hai data tu inserendo l'argomento nel momento in cui hai detto i parcheggi che si devono fare. Noi veramente siamo qui per dire che i parcheggi non si devono fare. Quelli programmati, Franco. E io personalmente voglio intervenire anche su quelli programmati, cioè non c'è nessuna sentenza della Corte Costituzionale che impone la realizzazione di parcheggi. Non ancora. Io temo che... Allora, io personalmente vengo, diciamo, la mia è una sconfitta storica da questo punto di vista, la mia e quella, diciamo, delle persone che rappresentiamo, è una sconfitta storica, perché oramai questa linea sembra essere passata, sembra che ci sia un'equazione oramai non più annullabile, che il parcheggio uguale sviluppo, uguale modernità, uguale tante altre cose. Per noi il parcheggio invece è una regressione sotto tanti punti di vista, a cominciare dal punto di vista ambientale e a cominciare dal punto di vista della circolazione dei veicoli. Infatti non a caso prima si parlava della centralina di Scuola Vanvitelli, che a 20 metri da un parcheggio, da un'area di parcheggio, un garage all'aperto, che è un'anomalia, una contraddizione in termini rispetto all'area pedonale, perché all'epoca non si è avuta la forza, la volontà, non sappiamo cos'altro, la coscienza e la determinazione politica di togliere il parcheggio dall'interno di un'area comune, di un'area pedonale. Diciamo, uno dei nostri slogan era che i parcheggi fanno bene innanzitutto a chi li costruisce, non a chi li usa. Non sto qui a ripetere, diciamo, lo sappiamo tutti, però il problema è che questo deve diventare poi determinazione e decisione politica, che un parcheggio è un attrattore di traffico veicolare, non è assolutamente un'eliminazione di auto dalla circolazione. E farlo all'interno, al centro, tra l'altro, di due aree, quella dei giardinetti di Via Coppolo e l'area pedonale, e per certi aspetti anche zona traffico limitato di Via Luca Giordano, è veramente una cosa proprio schizofrenica, oserei dire, perché è veramente, e ancora una volta, dato che io vivo e lavoro proprio lì, so perfettamente anche quali sono i vantaggi economici di chi li realizza, di chi li vende, di chi fa le mediazioni. Sono già stati effettuati dei bonifici, sono state già realizzate delle cooperative, c'è un meccanismo, un sistema economico dietro tutto questo, che ci consente una volta di più di dire che i parcheggi fanno bene soprattutto chi li costruisce. Non c'è una necessità di nessun, non c'è una necessità dei cittadini in senso generico, in senso generale, di avere parcheggi sotto casa. Se poi vogliamo ricordare, diciamo, il dissesto, le rovine dal punto di vista idrogeologico che le realizzazioni hanno comportato, di questi parcheggi hanno comportato, non resta che aprire i fogli dei giornali. Pensiamo a quello che è accaduto al palazzo di vicino Piazza Renella, quando è crollato un intero palazzo. Pensiamo a quello che è accaduto a Via Bonito, lì dove si voleva realizzare un altro parcheggio, c'è stato un crollo negli anni 50 per la realizzazione di un parcheggio in quelle zone. Diciamo, io penso che la realizzazione dei box auto, legge Tognoli, privato su privato, privato su pubblico, siano un danno, assolutamente un danno per questa città. Non c'è bisogno di realizzare tutto questo, e quindi l'invito che noi rivolgiamo all'amministrazione come Comitato San Martino, anche perché facciamo questo da 30 anni, lo continueremo a fare, diciamo, in ogni caso, quindi si incontrerà comunque sempre la nostra resistenza da questo punto di vista, è che si riveda queste decisioni, si riveda il piano urbano parcheggi, che non a caso sul Vomero e Arenella avevano un'incidenza molto più rilevante che a San Giovanni a Teduccio o a Chiaiano, perché a Vomero e Arenella c'è una rendita immobiliare molto più alta che altrove, perché un box a Vomero e Arenella si vende oggi a 150.000 euro. Quindi, diciamo, se mettiamo tutto questo insieme e se mettiamo le questioni ambientali, le questioni della circolazione del traffico, beh, io credo che ci sia diciamo, ampio consenso da parte della cittadinanza se queste decisioni vengono riviste e vengono eventualmente rimandate al mittente. Grazie. Io, scusate, ma sono sempre l'arbitro, prima di dare la parola alle altre associazioni, perché io devo liberare Sodano anche i suoi impegni, la Donati, se insomma, giusto per ascoltare la situazione, però vorrei un attimo sentire Sodano su questo argomento e poi continuiamo velocemente, chiaramente, però vorrei dare l'opportunità anche al sindaco, al vice sindaco, di dire la parola. Io penso che l'appello
tra cui Mauro, presidente del comitato storico, credo che sia la voce anche degli altri comitati, di andare a rivedere se ci sono decisioni che vanno riviste. Noi abbiamo nessun problema ad andare a rivedere, abbiamo cancellato l'inceneritore a Napoli Est, non avremo difficoltà a cancellare eventualmente se ci sono delle incongruenze con quella che è la nostra linea programmatica. C'è un parcheggio, io non conosco i dettagli, Anna forse più di me ci potrà dire, ma se in questi termini è evidente che va rivisto completamente. Poi c'è un tema, perché sembra quasi che questa discussione contraddico quello che avevo fatto la mia parte, perché da un lato diciamo facciamo i parcheggi, è una cosa di ma anche qui c'è un discorso, è una dialettica anche nazionale e internazionale, dove vanno realizzati questi parcheggi? Perché gli scambi? Perché se dovresti stare molto fuori dalla città, perché quando tu arrivi comunque già in città il danno è già prodotto, ma poi ci mettiamo anche un altro ragionamento. Io vengo dalla provincia di Mattina e so che cosa ha significato i tagli della regione Campania sulla circonvesuviana, dove molti sono costretti a prendere l'auto perché non hanno la possibilità altrimenti di tornare alle proprie abitazioni di sera, perché gli ultimi treni sono alle 7 di sera, insomma, e un qualsiasi impiegato, non parliamo dei manager aziendali che non hanno bisogno forse, ma qualsiasi impiegato alle 7 non va a prendere l'ultimo treno per andare a Sarno o per andare a Baiano, per andare esercizi commerciali, voglio dire, attività, e quindi chiaramente anche su questo dobbiamo capire che ci sono delle difficoltà, che sono difficoltà che soprattutto affronta quotidianamente Anna e affronterà nei prossimi mesi, perché è evidente che quando poi hai il contraccolpo qualcuno prova a mettere in discussione non la causa, ma che è quella di aver tagliato i finanziamenti per il trasporto pubblico, ma magari si va a discutere se era giusto o non giusto fare adesso la ZTL, se è rimandata di un anno. Io penso che queste cose a un certo punto bisogna assumere la decisione e poi riprenderla fino in fondo, come stiamo facendo, anzi provare a testare. Sulla sollecitazione di Franco, ripeto, mi sento dire che con Anna, ma con un tema vedo dell'intera amministrazione, se ci sono delle cose che non vanno, vanno solamente riviste, ridiscusse, se è il caso anche arrivare a soluzioni anche drastiche. Io ringrazio il vice sindaco per essere stato sensibile a una questione che interessa migliaia di cittadini del Bomba della Remella, e quindi Tommaso, grazie per essere stato qua. Io do la parola a suoi utenti sempre sulla stessa questione e poi dopo al Movimento. Con il microfono, solo un'informazione per il vice sindaco che sta andando via. Per quanto riguarda il discorso dell'inquinamento del Bomba della Remella, no? Molti non sanno che attraverso uno studio fatto dalla MEA, il genema da luce potrà sicuramente poi portare a conoscenza, le polveri sottili della centrale Enel di Ghena, paradossalmente vanno a finire proprio come alla MEA, zona collinare. Come dice velocemente, però velocemente in modo che abbiamo anche la replica. E noi, sarò veloce perché le nostre posizioni sono abbastanza note, noi ci siamo opposti proprio come principio all'invito anche l'assessore Donati magari e l'altro, l'assessore Todano, il presidente poi già conosce la situazione del Vomero, facciamoci un giro per le strade del Vomero, via Caldieri, via Altamura e altre strade a quest'ora, facciamocelo dopo le 8 di sera, dopo le 9. Nella zona di Altamura dove si vorrebbe fare un parcheggio sotterraneo, la sera alle 9 ci sono delle aree, delle strisce blu vuote, perché lì ci sono le vecchie casette popolari che hanno i cortili all'interno. Quindi non so, effettivamente io condivido pienamente il nuovo slogan del Comitato San Martino, i parcheggi preferenziali sembrano beneficiare solo chi li realizza. Quindi noi riteniamo che oltretutto, al di là della inutilità di questi parcheggi pertinenziali, si tratterebbe poi di arrivare a circa 2.500-3.000 posti su una disponibilità di automobili, su un parco automobili che diamo di 70.000-80.000 autoveicoli, sarebbe anche una goccia nel mare. Noi chiediamo che venga riattuato il vecchio, ripreso il vecchio concetto alla base del piano urbano parcheggi. Vogliamo sapere una buona volta che fine fa e se è prevista ancora la realizzazione del parcheggio di interscambio di via Civea. Sappiamo che era previsto nel vecchio piano parcheggi una realizzazione di residenziali non oltre il 19%, ma ai margini del bacino centrale di traffico.
Noi in epoca non sospetta, assieme al Movimento 5 Stelle, al Comitato Omar Ranella di Cinzia Mirone e dal signor Giacomo Bonomo, non ricordo mai il nome del suo comitato, ci siamo battuti per poter avere anche la documentazione. Noi non siamo mai riusciti a capire su quale base sono stati si è deciso di realizzare questi parcheggi, presentati a mezzo stampa, un numero di 23 dal quotidiano La Repubblica, nel giro di pochi giorni sono diventati 13. Non siamo nemmeno riusciti a capire come mai di questi 23 decisi poi ne sono rimasti solo 13. Sono state prese anche delle decisioni di cui non siamo riusciti a venirne a capo. Nel vallone Sant'Antonio è il vallone destinato a parco ambientale delle colline. Siamo riusciti praticamente a sapere, ed è in corso di realizzazione un parcheggio multipiano, anche diciamo extraterreno, sotto e sopra. E così praticamente lì in cambio, perché poi non sappiamo neanche bene come funziona il meccanismo, la società costruttrice ha realizzato una rotatoria che poi, colmo dei colmi, è stata definita Piazza della Legalità. Cioè, quindi ripeto, secondo noi l'unica cosa da fare è fermare, per quanto riguarda la collina del Vomero, la realizzazione di opere che riteniamo proprio fondamentalmente non necessarie e alla risoluzione dei problemi della mobilità e dell'ambiente per la collina Vomerese. Salve, mi chiamo Giuseppe Rondelli e sono il Movimento 5 Stelle. Allora, secondo me vale un attimo la pena ricordare che questi parcheggi privati su suolo pubblico comunque fanno parte di un piano urbano parcheggi che ormai è di 15 anni fa. Quindi questo vale la pena sottolinearlo. Oltre alla petizione che abbiamo fatto come da regolamento previsto dal Comune, quindi chiedevamo al Comune di farci riconoscere di portarci a conoscenza di una serie di cose, volevo anche parlare per esempio dei parcheggi di interscambio, perché è vero come dice l'assessore Sodano che i tempi sono lunghi, però io vi porto per esempio questo articolo di luglio del 2010 del Mattino, dove parla di un parcheggio di interscambio a pianura che viene usato per le messe sataniche. Quindi per esempio ci sono delle opere che già insistono sul territorio, che prima di costruire l'ex novo andiamo a vedere dove stanno, perché sono utilizzate. Per quanto riguarda il piano parcheggi, il piano parcheggi è di Napoli, però guarda caso sono stati ammessi da un commissario straordinario del Piemonte 13 parcheggi, dove tutti al Vomero, una coincidenza incredibile, un fatto veramente anomalo. Quindi anche al di là dell'impatto ovviamente ambientale che già stiamo subendo a causa di 4 cantieri sul territorio, di cui 2 insistono a distanza di pochi metri, quello di dove lo stadio Collana e quello di Via Paesiello, quindi provocando un inquinamento incredibile, perché le auto ormai viaggiano tutte su un'unica direttrice, che sarebbe via Cilea, via Savera Altamura. Quindi per arrivare al Vomero si entra da lì e si esce da lì, basta, non ci sono più strade. Potrei portare anche altre cose, per esempio questo volantino della cooperativa che realizzava i parcheggi, dove inneggia i benefici fiscali che si hanno ad acquistare un box privato. Addirittura dice fate presto prima che sia tutto esaurito. Questo è del 2010. Insomma, ovviamente, concludo, la posizione non è no ai parcheggi, nel senso che bisogna rispettare, come prevede la legge 4 del 2008, che recepisce la Convenzione di Aarhus, il fatto che i cittadini sul territorio in materia di ambiente devono essere interpellati. Quindi qualsiasi cosa bisogna fare udienze pubbliche con contraddittorio e ascoltare i cittadini. Ho concluso. Cito Talotti. Dunque, io un piccolo distinguo lo farei a proposito dei parcheggi. Per la verità, quando all'indietro ho preso di leggere la legge Tognoli, confesso che ero molto entusiasta, perché il problema del parcheggio comunque esiste per tanti di voi residenti. E quindi, voglio dire, mi è sempre rimasto, diciamo, nel cuore un po' questa opportunità, no? Di utilizzare soprattutto, ecco, spazi da poter poi dove realizzare parcheggi magari in cooperativa, sempre salvaguardando i costi e salvaguardando ovviamente l'esigenza.
Quindi non c'è dubbio che taluni parcheggi nella zona nord vanno accuratamente evitati per salvaguardare appunto zone già di per sé diciamo densamente come dire, oggetto di una qualità di un ambiente più pulito, eccetera. Però quindi ecco il discorso altamura, certamente non si giustifica magari certi lavori in zone dove non c'è necessità per i residenti, perché il mio pensiero, come dicevo a proposito del 19, va soprattutto ai residenti, perché non ci dimentichiamo che un problema di parcheggi comunque esiste. Molti di noi abbiamo il problema di non sapere dove mettere la macchina se non si ha una buona possibilità economica di poterci andare nei parcheggi privati. Perché io penso sempre alla possibilità di poter avere in certe zone, quindi è chiaro che non, io voglio semplicemente fare un distinguo. Ci sono sicuramente zone del Vomero dove avere la possibilità di qualche posto macchina in più in superficie, e quindi è chiaro che se in qualche zona, qualche parcheggio lo riserviamo, lo realizziamo grazie anche ai privati, certamente qualcosa beneficiamo anche noi residenti. Grazie, grazie. Allora ascoltiamo Vernetti e poi l'assessore. Io chiederei anche all'assessore di regolamentare meglio le strisce blu al Vomero, perché è un problema molto serio. Vengono a volte realizzate strisce blu in prospicienza di qualsiasi cosa, di intersezioni stradali, di strisce pedonali. Da un lato abbiamo il cassonetto della spazzatura, dall'altro lato un furgone. E uno che attraversa la strada deve attraversare fra un furgone qui e un cassonetto stradale. Lì non c'è visibilità per chi percorre quella strada con un veicolo. E se una persona esce con una bambina a dietro un furgone, non riesce a vederlo nemmeno. Inoltre, il 25% di legge che dovrebbe essere destinato alle strisce bianche non esiste proprio in nessuna zona di Napoli, tranne qualche piccola eccezione in zone dimenticate da Dio e dagli uomini, dove si trovano le strisce bianche. Quello destinato alle aree cittadine non esiste, dove c'è più frequente, perché basta che c'è un qualsiasi, poi anche la tracciatura della segnaletica orizzontale in alcuni casi è proprio assente sulla zona di Vomero attualmente. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, mi sembra di no, diamo la replica dell'assessore. Allora, grazie, questa è un'occasione per rivederci. Io gli stessi comitati li ho visti nella consulta, diciamo, il coordinamento per la mobilità già in due occasioni, li ho rincontrati alla municipalità, quindi insomma ormai le opinioni delle associazioni in particolare che insistono, ci sono associazioni generali e associazioni specifiche del Vomero, mi sono abbastanza chiare. E naturalmente questa è un'ulteriore occasione per approfondire e capire il punto di vista degli cittadini che vivono su quel territorio. Vorrei fare una considerazione sulla questione delle strisce blu, poi passo al tema dei parcheggi, che è un tema molto più delicato. La normativa consente alle amministrazioni, ed è quello che Napoli ha fatto, di definire pezzi di territorio particolarmente denso, sempre ai sensi della normativa, zona A, dove è possibile insediare sostanzialmente solo strisce blu. Il Comune di Napoli, chi ci ha preceduto, ha stabilito che tutto il Comune di Napoli, con la sua densità, è zona A, e quindi questo obbligo che lei richiama di fare le strisce blu non c'è. Scelta giusta o sbagliata, non lo so, però questo è, quindi il Comune di Napoli è assolutamente in regola rispetto al codice della strada. Devo anche dire. Bianche, caro, non è vero. Adesso bianca, ha detto tu, non è verbale. Non c'è l'obbligo di fare. No, intendevamo le bianche. Anzi, devo dire che da molte parti di città noi abbiamo richiesto dei residenti di fare più strisce blu, perché voi sapete che il residente con un contrassegno a 10 euro l'anno posso stare, e quindi si sente un po' più tutelato, posso stare sulle strisce blu, si sente più tutelato rispetto anche alle strisce bianche, che alla fine diventano sosta anche parassita di soggetti esterni. A me è capitato anche un caso a Vomero, in via Domenico Fontana, proprio vicino alla voragine, dove diversi residenti, quando andai là in occasione
di quell'evento purtroppo negativo dove si aprì questa voragine che poi è stata risistemata, mi segnalarono che non aveva senso, cioè che volevano più strisce blu proprio perché altrimenti c'erano dei soggetti non residenti, a loro dire, però naturalmente è sempre difficile stabilire dove finisce il confine del residente e dove comincia quello di un soggetto che non lo è, che lasciavano stabilmente l'auto anche senza contrassegno lì in queste strisce. Quindi questo tema naturalmente di interesse dei cittadini sono anche molto controversi e molto differenti. Il dramma è che noi abbiamo troppe auto in circolazione rispetto allo spazio stradale effettivamente disponibile. Detto questo, nel merito del parcheggio io ribadisco quanto ho già avuto modo di dire in altre riunioni. L'amministrazione, proprio per tener conto di queste osservazioni che vengono da più parti, intanto in questi 5 mesi non ha autorizzato nessun parcheggio e quindi si è riservata qualsiasi valutazione in merito ai parcheggi che sono, diciamo, in itinere, in progettazione, a stadi anche abbastanza diversi. Secondo, si è presa questo tempo anche per approfondire su questi diversi parcheggi i loro impatti, la loro utilità, i problemi tecnici, i problemi anche giuridici, perché il problema di cui state parlando voi sostanzialmente, Artisti De Busti, Piazza Vittoria, sono tutti parcheggi che sono stati, ahimè, sottolineo ahimè, approvati con delle procedure straordinarie commissariali. Il loro iter non è perfezionato, ma tutti hanno un progetto definitivo approvato e purtroppo, altro che, mi scusi, sono molto sensibile naturalmente alla convenzione di Aris, ma sostanzialmente questi parcheggi sono stati approvati in deroga a qualsiasi cosa, piano regolatore compreso, quindi oltre al processo di partecipazione che non è stato rispettato, che lei segnala, mi scusi, c'è anche di peggio, cioè c'è delle aree su cui è stato chiesto chi si voleva, anzi dove vi volete candidare, e poi da lì è partito tutto questo itinere di progetti di cui buona parte sono quelli di cui oggi voi state censurando e che, non lo nascondo, preoccupano fortemente anche l'amministrazione, sulla quale appunto si sta facendo un lavoro di approfondimento e poi sul quale la giunta, naturalmente d'intesa con la maggioranza, poi presenterà una proposta alla città. Quindi io non voglio, ma non posso anticipare le decisioni, perché sarebbe scorretto nei confronti di approfondimenti che sono in corso. Posso soltanto dire che molte delle vostre preoccupazioni sono anche nostre preoccupazioni, quindi naturalmente a breve io mi auguro di poter proporre all'amministrazione una delibera che faccia il punto dello stato dei progetti e che indichi quelli che possono andare avanti e quelli che invece non ha senso proseguire oltre. E ripeto, su questo, oltre a tener conto del vostro punto di vista, il mio dovere è tener conto del punto di vista di una giunta e di una maggioranza che su questo tema sarà chiamata naturalmente a esprimersi. Vorrei fare un'ultima considerazione generale sui parcheggi, perché non tutto quello che avete detto mi trova d'accordo, nel senso che, e parlo in generale, io ritengo il piccolo parcheggio, visto che tutti sono 950 posti, perché non lo sapesse, così lo dico io, quindi non è un piccolo parcheggio. Un piccolo parcheggio per residente, che quindi non genera traffico, diciamo, da altri ambiti, o anche semplicemente da un ambito troppo vasto, diciamo così, perché è anche questo uno dei problemi dei parcheggi commissariali. In realtà è una strategia che tutte le amministrazioni europee ha portato avanti, perché quando noi diciamo vogliamo più aree pedonali, allargare i marciapiedi, vogliamo più verde urbano, cioè sono tutte cose che hanno bisogno di vedere liberato spazio stradale dalle automobili, e che quindi ogni volta che noi allarghiamo
diciamo, questi progetti importanti, questi richiedono anche delle soluzioni puntuali per i residenti che vivono in quei territori. Naturalmente con l'obiettivo generale di ridurre l'automobile, di ridurre i numeri. Noi abbiamo ancora 6-7 auto ogni 10 persone, in Francia e Germania sono 4-5, quindi noi dobbiamo anche ridurre i numeri, se è ben chiaro. Assessore, chiedo scusa, però bisognerebbe rivedere a questo punto la distanza per calcolare la pertinenzialità. Appunto, perfetto, perfetto. Sì, appunto. Questo lei ha perfettamente ragione, però un conto è dire non facciamo nessun parcheggio per residente, come scusi, mi sembrava un po' intuire dalle cose che lei ha detto, cosa che guarda, io sono una ambientalista decisamente più scatenata di lei e tutti voi messi assieme da sempre, però penso che i residenti debbano trovare delle soluzioni puntuali che, ripeto, non è le cose di cui stiamo parlando, sul quale ho già nella prima parte detto che andremo sicuramente a rivedere per piano parcheggi, in particolare per i commissari. Però in generale non si può fare la guerra ai parcheggi per i residenti, perché i parcheggi per i residenti piccoli di bacino devono avere delle piccole dimensioni ad essere destinati a quei posti, più i parcheggi di interscambio sui luoghi di grande accessibilità del trasporto collettivo sono gli unici due tipologie di parcheggi, e tali devono essere davvero naturalmente, che io ritengo debbano essere fatti. Voglio ricordare che oltre a Colle Venezia c'è anche il parcheggio del Frullone, inaugurato il 13. Con delle tariffe che li facciano usare, però poi ma in un'altra sede, certo, delle tariffe integrate tra parcheggio e bus. Solo vogliamo liberare anche un po' il vomero insieme a Piazza Landa. Allora che con l'una aiuta Piazza Landa, il Cogliamene deve aiutare il vomero. No, ma lei ha citato soltanto ma solo per dimenticanza, no, perché mi veniva la Cina urbana. Scusi, finisco perché potevo fuggire. Così come a Pianura è in corso di ristrutturazione il parcheggio, perché quello di cui lei parlava è stato il signore 5 Stelle. No, c'è problema. Immagino 5 Stelle. Lui è 6-7. Il massimo delle stelle, diciamo. Diciamo che a Pianura un parcheggio è stato interrotto, poi è stato vandalizzato, adesso è di nuovo ripartito, l'impresa pur tra mille difficoltà sta lavorando e noi ci auguriamo in primavera anche di concludere quel parcheggio. I problemi purtroppo sono i soliti, che l'amministrazione in questo momento ha delle grosse difficoltà di cassa e dei debiti e quindi ha dovuto rallentare tutti i processi di pagamento già in enorme ritardo verso le imprese, e come ho avuto modo di rispondere anche all'interrogazione del Consiglio Comunale proprio su questo tema, e quindi la difficoltà dell'impresa, che peraltro è la stessa che ha realizzato il parcheggio del Frullone, è quella che sta lavorando senza incassare adeguatamente, diciamo, la regia che si va a fare naturalmente. Quindi tutto questo deve stare insieme tenendo. Quindi io mi riservo naturalmente nella commissione competente, appena la giunta avrà la propria proposta, di portarla in commissione proprio perché sia posta la questione. No, io devo farti una domanda per quanto riguarda problemi di parcheggio di dipendenti di enti pubblici, che di solito occupavano un'area di competenza dell'ospedale o del comune o di per esso qualche altro ente. Queste persone si ritrovano praticamente, poiché queste aree sono state dismesse o chiuse perché non funzionanti, maggiormente interessa quello delle ASL. Arrivano la mattina perché il parcheggio più vicino si trova a 1,5 km, non praticabile con i mezzi perché sono viuzze, eccetera eccetera. Si potrebbe studiare una sorta di questo è stato chiesto, mi è stato chiesto più volte da diversi enti, una sorta di tariffa annuale come si fa per i residenti, e consentire eventualmente di raggiungere il posto di lavoro e di non fare 1 km, 1,5 km la mattina dopo aver deposto la macchina.
sono i mezzi pubblici qua. No, ci sono, sai, quelle strade che... Allora, io devo chiudere la riunione, Carmine, con l'osservazione con io devo ringraziare, sono il capo, quindi io devo, scusate, devo chiudere anche per rispetto all'assessore, che è stata chiara, puntuale, e io mi sento un po' più sollevato, perché alla fine ho due assessori a fianco, ho l'ambientalisti, quindi posso garantire per l'assessore. E quindi sei fortunato. Sono fortunato, quindi sono contento di questa riunione, perché mi rassicura che c'è la dovuta attenzione, e purtroppo continuiamo a parlare, non è un problema. Però devo ringraziare l'assessore, la devo ringraziare per l'intervento, e ci sentiamo rassicurati di questo tuo impegno. Grazie a tutti. Dimmi.